Allora, eccoci qua, siamo a Poggio Fidoni e ci accingiamo ad entrare all'interno di questa villa bifamiliare che stiamo proponendo in vendita separatamente o come unico corpo, e diamo un'occhiata, uno scorcio dall'esterno al giardino che poi vedremo molto bene dall'interno, e siamo in questo momento all'ingresso della via privata con cancello automatico che porta appunto ai due garage della proprietà. Uno, questo qui sulla destra, legato all'appartamento al piano terra, l'altro alla villa al piano terra e l'altro alla villa al primo piano. E proprio dal garage entriamo e ci andiamo a vedere la parte di villa al piano terra, garage dove c'è questa cantina che stanno rifinendo, dove ci arriva la luce, l'acqua, già tutto quanto. E che internamente è collegato appunto alla casa. Il primo ambiente che andiamo a vedere è questo cucinotto adiacente al salone più grande, dove c'è appunto questa zona cottura. Questo ambiente ricavato, ci diceva la proprietà, dove loro cucinano e ci preparano da mangiare per l'estate quando mangiano di fuori, perché come vedete è collegato direttamente all'esterno. Al giardino, eccolo qui. E rientriamo da questo porticato all'interno del cucinotto e ci andiamo a vedere il bagno. Eccolo qua, tutto in ottimo stato, bagno con doccia. Come potete ben vedere, insomma, conservato benissimo. Questa parete con una carta che è un finto sasso, spero si riesca a vedere. Il primo ambiente che ci andiamo a vedere è l'ampio salone, un soggiorno doppio, secondo me saranno almeno una cinquantina di metri, compresa la zona dell'angolo cottura. Eccola qui, dove c'è il camino, uno dei due camini, poi l'altro lo vedremo nella zona della cucina, e dove c'è il portoncino dell'ingresso principale, eccolo qua, che ridà sul giardino dove stavamo prima. L'immobile si presenta tutto in ottimo stato, a terra, come potete ben vedere dalla telecamera, c'è il parquet, gli infissi sono tutti in alluminio doppio vetro con le persiane che hanno la regolazione delle alette, gli impianti elettrico e idraulico sono a norma e completamente indipendenti rispetto all'altra abitazione. Questo salone è caratterizzato da tutta questa greca che vi faccio vedere, che gira praticamente, come si vede, tutto intorno, e soprattutto appunto da questo camino che è veramente molto bello. Mi sembra un camino tipo delle case ottocentesche, molto molto bello. Ce ne andiamo nella zona della cucina abitabile, spaziosissima, dove oltre a questo bel cagnolino che ci fa compagnia, speriamo non ci mozzichi, c'è il termocamino che stanno finendo di allestire, che verrà rivestito, ci diceva la proprietà, tutta in mattoncini. E dalla cucina usciamo sul balcone che dà sul retro, dove appunto c'è l'altra parte di giardino, quella pavimentata o quella mattonata. Eccola qua, la signora scappa perché si vergogna, non c'è problema. E dove ci sono queste scale che portano appunto sul retro del giardino. Inquadriamo l'orticello. Eccolo qua.
e ce ne andiamo a vedere la zona notte con le tre camere e i due bagni. La zona notte anch'essa tutta con parquet a terra, chiaramente, come abbiamo detto prima. Il primo bagno, questo sulla destra, eccolo qua, vasca idromassaggio. C'è questo ripostiglio dove la proprietà ha messo la lavatrice. C'è la prima camera matrimoniale, molto grande. Gli ambienti sono tutti spaziosi, confortevoli. Sinceramente, trovare oggi nelle nuove costruzioni una camera così grande che vi sta inquadrando dai quattro lati più o meno risulta abbastanza complesso. Così come molto grande è la seconda camera matrimoniale, eccola qui. E uscendo sul balcone, così come dalla sala, ci affacciamo sul giardino d'ingresso, molto curato, un giardino con delle bellissime piante. Eccoci qua, in un contesto molto molto silenzioso, direi. Riguardiamo la camera, c'è questo armadio molto grande che occupa praticamente tutta la parete, questo per farvi rendere conto delle dimensioni, appunto. E chiudiamo la visita nell'appartamento con una visione dell'ultima camera, quella diciamo più piccolina, ma comunque saranno almeno 12 metri quadrati, che anch'essa affaccia sul balcone retrostante. Eccoci qua. Ripeto, infissi nuovi, porte che vi faccio vedere nel dettaglio, tutte in noce, quindi non tamburate o acquistate all'ingrosso, ma di falegname. Parquet a terra, parquet vero, bagno con vasca idromassaggio e salone con camino e cucina abitabile con camino, che chiudono la nostra visita. Eccoci qua.